due cortili, quattro campani, una trattoria, un bel piattento, pieno di case, mentre la gente dovesse seguire, o metti dritto in casa. Dopo lì gli artino con gli amici, giro poi quando è mattino, se sono sempre tutti gli ampai, da tanta magari mi pende stai, ma che a piazza i se sono che passare in tua via, a Cremona la strada che è mia, è la grande arteria, la fanta voglia mia, la fantasia, il lampion che passare in zano, e carniera che zoppa di po', e nessuno di alcine, ma giù cosa non ti fa più se casò, con i due cortili, quattro campanili, una cantoria, un piazzetto, un bel pieno di caserme, che la gente dorme, se seguire orme, noi di casa, come il bigliardino, con mio amico Gino, poi quando è mattino, se so se tutti i miei due, la salma che dipende di te, ma che piace, se cosa tanto, ragazzi, quanto ci manca la nostra terra. Forse ci siamo, dai. Ragazzi, forse manca. Ragazzi, faccio io il disclaimer. Siamo all'ultima puntata, tu intanto scrivi le cose online, faccio io il disclaimer. Pare e sembra che ci stiano liberando per davvero. Pare e sembra che anche per la Lombardia sia possibile uscire dal 3 giugno. Oilala, amici telespettatori, colpo di scena, ma chi l'avrebbe mai detto? Voi cosa preferite? La 1, la 2 o la 3 di giugno? Per uscire presso i campi della Val Trebbia. E voi pensate che quando ero negli Stati Uniti d'America... Oh, va bene, non è finita, mi raccomando, disclaimer. Distanziamento, mascherine, lavatevi spesso le mani. Questo è quello che possiamo fare perché dobbiamo entrare in questa fase in cui si convive ai noi con il virus. Quindi attenzione, attenzione alta, ma non voglio annoiarvi di più con queste schifezze. Siamo qui per un motivo preciso, che è quello di incontrare per la quarta volta un grande, un pioniere, un... il massimo ritmo. No, direi colui che davvero ci sta facendo cambiare idea su come si possa trattare il mal di testa, colui che ci sta spiegando come la cefalea primaria può e deve essere anche di nostra competenza, in collaborazione con altre figure, tante altre figure, ed è per questo che ci sono tante figure che parleranno al simposio internazionale delle cefalee, di cui parleremo più avanti, ma siamo qua per rispondere a una serie di domande che avevate fatto nell'occasione del primo incontro. Vi ricordo che potete sempre trovare tutti questi incontri che avevamo fatti, live talk fatti in precedenza con Dean Watson, e con lui abbiamo portato avanti, siccome nel primo talk avete fatto 75 circa domande, stiamo rispondendo. Questa è la terza puntata in cui risponderemo alle ultime domande. Sì, saranno le domande relative al trattamento, per cui erano arrivate molte richieste di approfondimenti riguardo a quella che è la tecnica, il Watson approach, ma anche domande relative ad altre modalità di intervento. E di risponderà a tutte queste domande e sarà un piccolo assaggio di quello che poi troveremo nel programma del simposio, che di cosa stiamo parlando? Cosa vi dobbiamo venire a dire? Io farei una cosa a questo punto. Sì, direi che è arrivato il momento. It's time to invite the special Aspetta, guest. Ovviamente la diretta, come tutte le altre, sarà tradotta, e se avete delle domande da fare ulteriori, fatele, perché è l'ultima occasione per interagire direttamente con lui, cioè l'ultima non per adesso. No, avete capito. È l'ultima che viene in programma. Poi, va bene, quindi benvenuto, welcome to
the boss, Dean Watson. Ciao Dean. Ciao Dean. Ciao guys. Ciao. Ciao everybody. Ciao. Thank you for coming on board. Welcome back home. Welcome back home. This is your home. Your Italian home. Yes. Your Italian home. Exactly. And I miss it so much this year. I just, because of the circumstances. It's been terrible for all of us. And we're all missing out. And, but for Jane and I, a real disappointment not to be with you guys this year as we had planned. But, hey, let's make the most of it, hey? Let's move forward. Okay, quindi quello che sta dicendo è che gli dispiace tanto, gli manca tanto l'Italia, perché gli ha detto benvenuto a casa, la tua casa italiana. E quindi, bentornato in quella che è la tua seconda casa, la casa italiana. Dici, ci manca, a me, a gente, ci manca così tanto di non essere in Italia. È un peccato, ma comunque ci andiamo avanti, ce la stiamo cavando lo stesso. Ecco. Yes, Jenny is saying that today would be the last day of our symposium, and yes, it's a bit sad, but we are making through this, no? Yeah. We are dealing with that as well. So we won't be live all together, but we will be all together anyway. Yeah, quindi, not live but connected. Yeah, anyway. Quindi quello che Jane fa osservare è che oggi sarebbe stato il secondo e ultimo giorno del simposio a Roma, quello reale, e quello che abbiamo detto che sì, non abbiamo avuto la possibilità di essere tutti insieme realmente, ma siamo lo stesso tutti insieme connessi, non realmente, non dal vivo, ma connessi. Hey, next year though, next year, back in Italy. Hey. E quindi quello che dice, attenzione, l'anno prossimo comunque tutti insieme di nuovo in Italia. Quindi questa era una cosa non prevista inizialmente, ma prevista adesso. Non tutte le cose brutte portano solo disagi, quindi l'anno prossimo ancora in Italia con il simposio internazionale. E soprattutto per intanto non vediamo l'ora di ritrovarci tutti virtualmente online per il nostro simposio online, di cui parleremo più tardi. Anyway, we are all looking forward to meeting all together with the online symposium, and we will speak about that later on. Yes, good. So we will start with the questions. Yeah, so let's just sure. Finish off the questions. I really do appreciate all the questions that have come through as a result of our initial Facebook Live event, and so we'll be finishing off those questions. So I very much appreciate all the questions that have been asked. Thank you. E quindi adesso andiamo avanti con le domande. Quindi apprezzato davvero tanto tutte le domande che avete fatto in occasione della prima diretta Facebook che abbiamo fatto, quindi davvero tutte molto interessanti, quindi vi ringrazio tanto e via, cominciamo con la prossima domanda. The first question is, how much time do you hold a technique? Well, that depends on which technique you're doing. The answer, depending on if the person who's asking the question has already done some training with me, this would be meaningful. But for someone who's not done any training with me at all, it's not going to be meaningful. But if I generalize and say that to hold a technique, it varies from maybe 40 seconds, maybe to 90 seconds, 2 minutes, maybe 3 minutes. If I'm reproducing the pain of headache and looking for resolution, and resolution is happening, I'm happy to hold the technique for up to 2 or 3 minutes. Quindi la prossima domanda è, Claudia? Quanto viene mantenuta la tecnica? Esatto, quindi la risposta è un po' difficile da dare, nel senso che è semplice, ma... Non, evidentemente la domanda è stata posta da qualcuno che ha già una certa familiarità con l'approccio di Dean Watson, quindi se è qualcuno che ha già un po' di familiarità, quindi capisce che cosa vuol dire. Quello che fa Dean nei suoi trattamenti spesso è una tecnica che viene mantenuta per la provocazione e la risoluzione del mal di testa del paziente, e questa tecnica in genere è una tecnica mantenuta in un tempo variabile tra 60-90 secondi fino a 2-3 minuti. La cosa importante che cos'è? È che nell'applicare la tecnica io riproduca il mal di testa del paziente, e se quel mal di testa si sta
risolvendo, diminuisce, si risolve, allora sono contento di mantenere la tecnica fino anche a 3 minuti. Thank you. Can it happen that the pain after treatment disappears, and I'll say during the treatment disappears, and the next day there is increased headache, or a episode of headache? I think that's what this question means. If so, why? Sì, nella domanda viene chiesto, può succedere che il dolore dopo il trattamento scompaia, e fa già una precisazione, anche durante il trattamento si ottenga una risoluzione dei sintomi e ricompaia il giorno successivo con maggiore intensità. Di nuovo qui Dean fa una precisazione, pensa che nella domanda ci si riferisca al fatto che il paziente sperimenti nel giorno successivo un episodio di emicrania nuovo, di cefalea, e quindi nella domanda viene chiesto se questa cosa si può verificare e se sì, perché. Any adverse reaction to a treatment, and by what I mean by an adverse reaction is an episode, a migraine episode. And if it's likely to be as a result of the treatment, it will be in the following 24 hours. Any adverse reaction will be as a result of what's happening at C2-3. So I can get C2 corrected. Once again, this will be meaningful for people who've done the training. Not so meaningful for people who haven't done the training. I can get C2 corrected, and I think it's beautiful. But then when I see them 3 days later, they report they had a migraine the following day. That is because of the misbehavior that's happening at C2-3. Quindi, per quanto concerne reazioni avverse, che cosa intende dire? Un nuovo episodio di mal di testa, e se questo avviene a causa del trattamento, è qualcosa che avviene nelle 24 ore successive al trattamento. Per reazione avversa, la reazione avversa avviene per quello che succede a livello del segmento C2-C3, o comunque a livello dell'arachide cervicale. Quindi, se alla fine del trattamento io rivaluto e vedo che C2 è corretta, e ancora una volta, quando dico questa cosa significa qualcosa per chi ha già fatto i corsi con Dean Watson, magari per gli altri un po' meno, ma spiegherò io una piccola cosa per spiegare cosa vuol dire questo. Quindi se C2 è ben corretto e quando se ne va via è lì, bella, dritta, la C2 allineata, e poi torna e ha avuto un mal di testa, è perché allora c'è ancora un comportamento anomalo, proprio dal punto di vista biomeccanico, del segmento C2-C3. E quando Dean Watson dice C2 è corretta, lo dico per chi non ha fatto i corsi, semplicemente significa che la valutazione del paziente è, o la valutazione del caso è incentrata su la posizione della seconda vertebra cervicale, che è specchio di un certo tipo di comportamento dal punto di vista neuromuscoloscheletrico. La valutazione della posizione di C2 è specchio della prognosi di come potrà andare il paziente. Questo è molto importante. Poi sul come si faccia, chiaramente bisogna avere un approccio più completo. Correction of C2-3 is absolutely critical. At the end of every session, you need to reassess to make sure that C2 is in the midline. If it isn't, you need to correct it again before they walk out the door. Because if it isn't corrected, then potentially they're heading for an adverse reaction, their migraine. Now, on many occasions, they walk, I reassess C2 and I think, beautiful, it's great. But then when they come back, they've had a migraine. It's rare, but it still happens. Now, look, there's no accounting for what they do after they leave you in the next 24 hours too. So that's the other issue here as well. So, but essentially, an adverse reaction, increased pain the next day, is because of misbehavior recurring at the C2-3 segment. E quindi quello che ha sottolineato ancora è che l'allineamento di C2 dopo il trattamento è imperativo per non avere nuovi episodi di mal di testa. Quindi qualsiasi cosa noi facciamo, prima che il paziente esca dalla porta, è essenziale avere rivalutato la posizione, quindi il segmento C2-C3, la posizione di C2, deve essere centrato. Se rivalutato il paziente, C2 è lì, bella, dritta come un fuso, il paziente se ne va,
Il punto qual è? È che poi raramente questo può succedere, ma raramente può succedere che non ha più mal di testa per il resto dei suoi giorni. Ok, bene. Però può succedere altresì che abbia mal di testa nuovamente dopo nell'orario delle 24 ore successive. Ok, questo può essere per quello che abbiamo fatto noi, ma attenzione, può essere anche per quello che il paziente ha fatto nella vita di tutti i giorni. Quindi non è solo colpa nostra. E quindi comunque se succede è perché c'è un comportamento anomalo proprio del segmento C2 C3. Thank you. How many visits may be needed to overcome central sensitization if the peripheral, cervicogenic, or migraine headache causes are treated? Viene chiesto quanti trattamenti fisioterapici si rendono necessari per risolvere la sensibilizzazione centrale se andiamo a trattare quelle che sono le cause della sensibilizzazione periferica che stanno alla base della cefalea cervicogenica e dell'emicrania. In some cases, one, even after 20 years, research shows that a peripheral source of central sensitization can lead to prolonged central sensitization, but it's reversible very quickly. E può succedere in alcuni casi un singolo trattamento, perché già da 20 anni che sappiamo, la ricerca ha mostrato come la sensibilizzazione centrale periferica, quindi mediata perifericamente, possa essere continuamente perpetuata da queste fonti periferiche che ne causano la sensibilizzazione centrale, ma è altresì reversibile, quindi quando si toglie quella fonte periferica di sensibilizzazione centrale, quella sensibilizzazione è reversibile e alle volte basta anche un solo trattamento. For example, I saw a patient who came back maybe 4 weeks ago. I hadn't seen him for 20 years. 20 years ago I treated him 3 times. He has been migraine free for 20 years. But his migraine has returned, and I've treated him twice. His migraines have now gone. That is one end of the spectrum. The other end of the spectrum is that we don't change the central sensitization because the approach that we're doing is not powerful enough to overcome the abnormal musculoskeletal behavior that's going on in the upper neck. As long as that continues, central sensitization will continue. Seeing people once, twice a week, over 2 or 3 weeks, is sometimes not powerful enough to overcome what they're doing with the necks 50 hours a week, even though their neck is the issue. Quindi quello che ci sta raccontando è che 4 settimane fa ha visto un paziente, o meglio, ha rivisto un paziente che era venuto da lui 20 anni prima per un'emicrania. L'aveva trattato 3 volte e poi per 20 anni non ha più avuto episodi di emicrania. 4 settimane fa lo richiama perché gli è tornata l'emicrania e in 2 sedute si è di nuovo risolta. Ovviamente questo è un'estremità dell'ampio spettro che abbiamo. Dall'altra estremità possiamo avere pazienti che, nonostante 4-6 settimane di 1-2 trattamenti alla settimana, non stanno meglio. E questo perché? Perché questo dosaggio del trattamento non è sufficiente per superare quello che sono le disfunzioni muscolo-scheletriche che stanno alla base della sensibilizzazione centrale. E quindi quello che abbiamo fatto non è abbastanza potente per risolvere quelle che sono le informazioni nocive che determinano il quadro di mal di testa. Sebbene la causa sia ancora muscolo-scheletrica e di origine cervicale. Patients, next question. Patients with persistent headache for years, treated with the frequency of 3-4 times the first week, and then 2 and 1. So my first comment, it's a long question, but my first comment is, I would not be doing 4 treatments in a week. In an ideal world, you'll be seeing the patient twice in the first week, maybe twice the second week, and once the following week, trying to create that change.
Sì, questa domanda è molto lunga, quindi la stiamo già spezzettando in partenza. La domanda comincia così: i pazienti con cefalea persistente da anni vengono trattati con frequenze di 3-4 volte la prima settimana, poi si scende a 2 volte alla settimana, poi si scende a 1 volta alla settimana. Ecco, il primo commento che fa Jim a questa domanda è sostanzialmente è praticamente mai io faccio 4 trattamenti in una settimana. Nel mondo ideale quello che faccio per ottenere questi cambiamenti, queste variazioni è 2 trattamenti la prima settimana, magari 2 trattamenti la seconda settimana e poi la terza settimana magari un trattamento per ottenere queste variazioni. Grazie. So let's assume we've got a good result in that time. But then, after a month or two, the symptoms return. Is it because they're not doing the exercise well and you should continue treatment? La seconda parte, la vera parte della domanda è questa qui. Assumendo che le prime settimane aiutino il paziente a risolvere i sintomi, quindi partiamo da questo presupposto, nel momento in cui dopo un mese o dopo 2 mesi i sintomi ritornino, cosa può essere successo? Può essere stata una gestione sbagliata degli esercizi, oppure bisognerebbe comunque continuare ad andare avanti con i trattamenti manuali anche nel momento in cui avevamo risolto i sintomi nella prima fase del trattamento? So for those who know the Watson headache approach, you know the exercise that I use is retraction. And before I ask them to commit to doing retraction, our patients to commit to retraction, I need to see that it's doing what we need it to do. And that is to correct the rotation of C2. Having determined that, they will then do the exercise. But even if they're doing that well and they correct the rotation of C2, sometimes all the little things they're doing in their life accumulate and it leads to this misbehavior at C2-3 happening again. It's not necessarily because they are not doing the exercise well, it's just the situation gets to a point where the exercise is not powerful enough to overcome what's happened over time. Quindi, ancora una volta, chi ha familiarità con il mio approccio sa che l'esercizio che utilizzo per casa è la retrazione, ma prima di dare la retrazione a casa al paziente devo essere sicuro che la retrazione vada ad agire ottenendo l'obiettivo che ci siamo prefissati. L'obiettivo è quello della correzione della rotazione di C2. E quindi io prima di dare la retrazione devo essere sicuro che il paziente, facendo la retrazione, abbia corretto la rotazione di C2. E ammesso anche che il paziente quindi faccia questa cosa correttamente e che la retrazione ottenga lo scopo, il paziente potrebbe tornare con mal di testa. Ma attenzione, questo potrebbe tornare perché ancora una volta c'è tutto quello che il paziente fa durante la vita di tutti i giorni che contribuisce al cattivo comportamento del segmento C2-C3. E quindi a quel punto la retrazione non è sufficientemente forte per superare quello che è lo squilibrio determinato dall'attività di tutti i giorni del paziente. And the third part of the question is, I think, should I continue treatment even when the symptoms no longer occur? Quindi la parte appunto conclusiva della domanda era, devo allora andare avanti a trattare il paziente anche quando non ci sono più sintomi? Look, I don't, but there are some people who've gone from a situation where they've had 2 migraines a week and now they're migraine free. They want to keep it that way and they want to be reassessed every 3 months, for example, to keep the momentum going, another treatment to keep the momentum going. So I'm prepared to do that in that situation. So yes, I do, in that situation, I do continue the treatment for those people. But the challenge is, I've already mentioned to you a guy who was free for 20 years without any treatment, no exercise. Did he need ongoing treatment? No. But some people might need a treatment every now and then to keep the momentum going. How do you know in which basket they're going to fall? It's hard. So the way I go about
the way I go about this is that I'm just going to continue to extend the time between treatments. And when we get to the point where we've gone 3 months without symptoms, 4 months, 6 months without symptoms, I'll say, look, it's up to you. We can stop now. And you let me know when it comes, if it comes back, when it comes back, and then we'll come in. Quindi che cosa succede? Che come quello che può succedere è che ci sono delle persone che magari hanno attacchi di emicrania 2 alla settimana e poi a un certo momento diventano senza più l'emicrania. Che cosa facciamo? Andiamo avanti o no? Ma diciamo che è opportuno sicuramente mantenere un controllo della situazione per vedere se C2 è sempre allineato e quindi mantenere anche questo momento dal punto di vista fisico che si è creato col trattamento può essere necessario. E allora magari se rivedi al paziente ti controlliamo magari ogni 3 mesi per fare un check e vedere se la situazione è ancora lì oppure è variata. Ma la risposta delle persone è assolutamente soggettiva, quindi come possiamo sapere la persona che abbiamo davanti in quale gruppo va a finire, in quelli che risolto il problema rimane lì piuttosto che poi varia continuamente? Ecco, il suggerimento di Dean è quello di decidere un po' insieme al paziente, anche perché ci sono pazienti che potrebbero volere loro stessi dire no, voglio che tu mi controlli ogni tanto per essere sicuro, per avere la certezza. Non è che possiamo dire no, non serve più, okay, quindi li controlliamo ogni tanto. Oppure quello che fa Dean è proprio quello di dire da una certa frequenza la diminuisco sempre nel tempo, poi decidere insieme al paziente di deve dirmi tu se ti è trovato mal di testa o farmi sapere come sta andando, perché a quel punto quei controlli che facciamo periodici così fatti sempre più a lungo come distanza li andiamo a fare a distanze magari un po' più brevi di fronte a una variazione intorno a qua, a una variazione dei sintomi. Grazie. Ecco. Is it a long term treatment? Well, yes, it can be. I've already relayed the experience I've had, and this is not uncommon. My expectation is that we treat people and they don't need to come back. We get long-term results. In fact, surveys show that we achieve this in 80% of people. But some people do need a little bit of a, what I say, a grease and oil change, a little bit of treatment from time to time. And provided that's like months apart, I'm okay with that. But I'm not going to treat someone every 2 weeks to keep them good because I'm not helping them. This is about achieving a long-term result, a long-term result. The goal is a long-term result without the need for ongoing treatment. Quindi è un trattamento a lungo termine? Questa è la domanda. La risposta è sì, assolutamente, deve essere un trattamento a lungo termine. Scusa. È un trattamento a lungo termine, nel senso che quello che vogliamo ottenere è proprio questo tipo di risultato, il fatto che la persona continui a stare bene nel tempo, come abbiamo già detto prima. E ovviamente questo non è che lo possiamo sempre ottenere con 2 settimane di trattamento, magari può essere che anche il trattamento stesso debba andare avanti più lungo nel tempo, ma proprio per ottenere questo risultato. E la ricerca ci ha mostrato che lo possiamo ottenere nell'86% delle persone, in altre persone c'è bisogno anche di altri trattamenti, questo sicuramente nell'integrazione, ma quello che noi vogliamo arrivare è quello che lui chiama un successo ragionevole dal punto di vista del trattamento. E per successo ragionevole si intende anche in termini di lungo termine. In termini di lungo termine, nel senso di lungo termine. Ridondante. Thank you. Next question. Home exercise program for cervical stabilizers. Effective without biofeedback? That's a common blue inflatable device. Sì, chiedono a Dean a proposito di un programma di domestico, diciamo, di esercizi di stabilizzazione del rachide cervicale attraverso l'utilizzo del biofeedback, quindi il cuscino a pressione gonfiabile azzurro, chiedono proprio riguardo all'efficacia. My perspective is that I think the stabilizers are potentially inhibited as a result of underlying musculoskeletal misbehavior. Rightly or wrongly, that's my perspective. I've mentioned, I think, in the past, a small study which showed that the deep cervical flexors in a very poor forward head posture was not good. But then 5 minutes later, with a improved posture,
their performance was better. And then 5 minutes later, again, in a much better posture, they were better again. So I wonder if, in fact, posture influences the behavior, the recruitment of the cervical stabilizers, and maybe a abnormal misbehavior musculoskeletally is leading to inhibition of these stabilizers. It's a bit like pain inhibition, I think. You know, the brain recognizes if there's an issue somewhere and it switches off the muscles because it thinks, oh, if we work these muscles optimally, this is going to hurt. So it's pain inhibition almost. So they switch them off. It's a bit like that. So I tend not to do work for the cervical stabilizers. La domanda l'hai già fatta, sì, la risposta quindi è che, come ha già detto altre volte, la mia prospettiva è che i muscoli cervicali profondi sono inibiti, quindi non tanto la causa ma la conseguenza di un problema. Aveva già menzionato anche uno studio, un piccolo studio che aveva mostrato come nella postura avanzata del capo c'è un'inibizione di questi muscoli, ma se io vado a correggere la postura immediatamente questi muscoli vengono attivati, e se vado a migliorare la postura mantenendola nel tempo i muscoli rimangono attivi. Quindi ancora una volta quello che vado a pensare è il problema dei muscoli è: devo allenarli o devo fare in modo che non vengano inibiti? E l'inibizione potrebbe avvenire anche non solo per un fatto posturale ma anche per un fatto di come si dice, disfunzione a livello biomeccanico, a livello muscolo-scheletrico, del rachide cervicale, quindi del rachide cervicale superiore. È un po' come se pensassi, il cervello dice, oh, c'è qualcosa che non va a livello dello scheletro lì, non attiviamo i muscoli, così lo proteggiamo perché altrimenti fa male. Ed è un po' come se fosse un'inibizione dal dolore. E quindi io mi vado più a preoccupare della causa dell'inibizione. You guys are so lucky. Having Simone and Claudio interpret. What an amazing job, Simone and Claudio, you are doing. They are much luckier on having you explaining this stuff, because it's always your agenda. Without you, this could not happen. You're doing an amazing job. I said a whole lot of information then, and you just took it away. Thank you. But can you imagine all this without you? I get that. A great team. Okay. Does the technique work in the short or even medium term? Le tecniche lavorano sul breve termine o anche sul medio termine? Funziona. Hanno effetto, sì, hanno funzionato. Yes, it can work immediately. It can work in the short term. It can work in the medium term. It can work in the long term. But then we also need to recognize that in about 20% of people, even though it's their neck, the approach that we're using is not powerful enough to overcome the musculoskeletal misbehavior that's going on in the upper cervical spine because of what they're doing with their necks 50 hours a week, 60 hours a week. Quindi sì, queste tecniche funzionano nel breve, nell'immediato, breve, medio e lungo termine. Questo per la maggior parte dei casi, quindi sappiamo, come vi ho detto, funzionano. Il punto è che dobbiamo altresì sapere che il 20% delle persone, sebbene noi sappiamo che queste tecniche funzionano, servono per mettere a posto quello che è la disfunzione a livello della rachide cervicale superiore, nel 20% delle persone queste tecniche non sono sufficientemente potenti per poter andare a correggere, a superare quelle che sono le disfunzioni causate da quello che le persone fanno con i propri colli magari da 15-20 anni nella vita di tutti i giorni. The next question. It's two parts of the next question. I did not understand the technique. If you can repeat it. La prossima domanda contiene in sé due domande. La prima parte è questa. Viene chiesta di rispiegare la tecnica perché non è stata capita. The Watson headache approach is not a technique. It is an approach. The approach involves having recognized a common, previously unrecognized musculoskeletal misbehavior that's going on in the upper cervical spine, which is common to the whole range of headache and migraine conditions. And then it's about applying a series of techniques to address this musculoskeletal misbehavior. So I don't know that I can address this question
adequately in this forum. All I can say is maybe we do a course together. Sì, allora prima di tutto il Watson Headache Approach è un approccio e non una tecnica. E l'approccio consiste prima di tutto nell'andare a valutare e a comprendere quello che sia la disfunzione specifica del racchio cervicale superiore, che è comunque una situazione comune in tutte le condizioni di mal di testa, quindi andare a cercare quella specifica della persona attraverso questo approccio, attraverso la valutazione, per poi andare a selezionare quelle che siano le tecniche di una serie di tecniche che sono presenti. Quindi mi è difficile rispondere a questa domanda, cioè la tecnica. La cosa che posso dire è magari ci incontreremo di persona a un corso l'anno prossimo, dove allora posso spiegare meglio quelle che sono le tecniche che vengono utilizzate. The second part of the question is, and what self-treatment exercises should I give to my patients? E la seconda parte della domanda è: quali esercizi di autotrattamento dovrei dare ai miei pazienti? Rotation of C2 is critical, at least in those with episodic headache. And potentially retraction. Repeated retraction, sustained retraction with overpressure can correct the rotation of C2 because of its influence, the retraction's effect at C2-3. But I will not ask them to do retraction until I recognize, until we assess, that retraction changes the position of C2. La cosa più importante, ancora una volta da sottolineare, è che la centralizzazione di C2 è imperativa per poter pensare di avere una prognosi positiva nei confronti del mal di testa. Lo strumento che utilizzo per ottenere questa centralizzazione di C2, ovvero la normalizzazione del segmento C2-C3, è la retrazione con la sovrappressione mantenuta. Ma prima di dare questo esercizio, devo essere assolutamente sicuro che con questa tecnica, che scelgo perché è quella che può avere la maggiore influenza su quel segmento, appunto, che scegliendo questa tecnica ottengo quella correzione, o meglio centralizzazione, di C2. So retraction is the main exercise that I use, but only when I see it's doing what we want it to do. But I'm also going to advise people about their lifestyle. If they are sleeping on two pillows, if they are doing jigsaws, for example, after dinner every night with their head down, I need them to avoid sustained flexion activities. So I'm going to talk about what they do with their hobbies, in their work, trying to change the unnecessary sustained flexion, or the forward head posture, the poking chin posture, which I think influences C2-3 segment as sustained flexion does. Quindi un'altra cosa importante anche da fare è capire che cosa poi il paziente possa fare durante la giornata che possa influenzare negativamente il comportamento di C2-C3, come per esempio il paziente, tu gli hai fatto tutte le cose più belle del mondo, gli hai dato gli esercizi, ma un altro esercizio che dovrà fare è evitare ciò che fa male, prima non era. E quindi che cosa vuol dire? Per esempio il paziente se ne va a casa e dorme su due cuscini e allora mantiene una flessione prolungata nel tempo che potrebbe avere un effetto negativo sul segmento C2-C3, oppure come per esempio dopo aver mangiato si mette lì e incomincia a lavorare sul telefonino piuttosto che stare lì a fare ore e ore e ore con la flessione del capo. Un'altra postura che può avere un effetto negativo su quello che è il segmento C2-C3 può essere proprio la postura avanzata del capo, che altresì come la flessione mantenuta può avere proprio un effetto negativo su quello che è il comportamento di C2-C3. Quindi altra cosa è informare il paziente sull'importanza del non mantenere delle posture che possono favorire un quadro sfavorevole. In addition to the manual stimulus at the level of the upper cervical spine, are there other techniques or ways to desensitize the trigeminocervical nucleus? For example, manipulations, and I presume that's high velocity thrust techniques when they say that, or therapeutic exercise. Viene chiesto se in aggiunta agli stimoli, alle tecniche manuali a livello del rachide cervicale superiore, ci siano
altre tecniche o altri modi per desensibilizzare il nucleo cervico trigeminale, come ad esempio le manipolazioni o l'esercizio terapeutico. E per manipolazione pensa che intendessero nella domanda proprio la tecnica di manipolazione con l'impulso ad alta velocità a corta ampiezza. So, firstly, to desensitize the trigeminal cervical nucleus, the intervention needs to be to the upper cervical spine. Quindi, prima di tutto, per desensibilizzare il nucleo cervico trigeminale, l'intervento terapeutico deve essere compiuto proprio a livello del rachide cervicale superiore. Velocity thrust technique or the therapeutic exercise changes the musculoskeletal misbehavior in the upper cervical spine, then that's fine. We're looking at correcting this musculoskeletal misbehavior to decrease the noxious input from the upper cervical afferents into the brainstem trigeminal cervical nucleus. E quindi se con una manipolazione ad alta velocità quello che io ottengo è la correzione del segmento C2-C3, quindi a livello ottengo un effetto positivo a livello del rachide cervicale superiore, la qualcosa vale sensibilizzare il nucleo cervico trigeminale, per me va benissimo. Allora questa è una cosa che va benissimo, che sia questa la manipolazione o l'esercizio terapeutico. Are there any differences in treatment on chronic problems compared to... Did you say international headache symposium? I heard someone speaking about that. What's that? Is that Jane in the background? Is Jane saying something? I didn't. Yeah, okay. I guess it's time to call Jane the Brain to come with us. Well. Ciao, Jane. Hi, Jane. Thank you for having me. It's lovely to see you all again. Thank you for coming. Grazie a tutti per essere ancora qui. Jane vi ringrazia. Okay. So, ciao a tutti. A short break prima di rispondere alle prossime domande. Before answering all the other questions we have to answer to. But the short break is to speak about the next symposium. I heard someone speaking about the fact that registrations open. Is it right? Quindi possiamo fare una piccola pausa per parlare del simposio internazionale online sulle cefalee, perché ho sentito dire da qualche parte che sono state aperte le iscrizioni e ho chiesto se è vero. The priority registration is open. We were opening it for 10 days, but we've now decided to extend it for 15 days until June the 7th. No, partiamo già col botto. Partiamo col botto. La prima notizia è sì, è vero, queste iscrizioni sono assolutamente aperte, quindi sono aperte le iscrizioni prioritarie che hanno un prezzo ridotto, quindi un'iscrizione assolutamente conveniente, una quota agevolata, ed era previsto che stessero aperte per pochi giorni, ma la prima notizia col botto è che è stato deciso di mantenere il periodo in cui sono attive le iscrizioni prioritarie fino al 7 giugno, quindi prolungata per un'altra settimana. Per un'altra settimana, per 14 giorni anziché 7. And if you take advantage of that, you'll be in the running for a complimentary one of 5 copies of Mark Jones' book on clinical reasoning, or one of 5 copies of Fabrizio Benedetti's book on placebo, or one of 5 articulated upper cervical spine models, Watson Headache Institute models. I haven't ever seen one of these. Can you show me? Wow. Wow, that's really, is it, can you move it? Yeah. No, Dan, yes. It's a better one than that one. Oh. Dan, it's a better one. Why haven't I got the best one? Why haven't I got the best one? Okay. Approfittate di questa iscrizione prioritaria. Perché? Perché durante questo periodo avrete la possibilità di vincere un regalo, un premio, perché verranno estratti uno fra 5 copie
del libro di Mark Jones sul ragionamento clinico, oppure potrete vincere una tra le 5 copie messe a sorte del libro Effetto placebo di Fabrizio Benedetti, oppure uno dei 5 modellini del Watson Headache Institute che ha appena fatto vedere il nostro amico Dino, e avete visto che è un modellino mobile che è fantastico per far vedere come funziona e da far vedere anche ai pazienti. Ma Jane ci ha appena detto: attenzione, non è vero, non è quello, ce ne abbiamo uno migliore da vedere, e ecco che ce lo sta mostrando. E Dean si è già arrabbiato perché dice: perché non ce l'ho io quello più bello? Ce l'avremo noi, ce l'avremo noi. Hey, I have some breaking news for you. Another one? Yeah. Yes, I've just heard from Elsevier, the publishers of Mark Jones' clinical reasoning book, and for every registrant for the symposium, they will be able to buy Mark Jones' book with a 20% discount. Wow, e c'è anche un premio speciale per tutti quelli che si saranno iscritti al simposio online, e questo l'ha appena comunicato Elsevier, che è l'editore del libro di Mark Jones. Per tutti gli iscritti avrete diritto al 20% di sconto sul prezzo di copertina del libro di Mark Jones sul ragionamento clinico. E quindi ringraziamo anche Jane per aver messo il modellino dritto per noi, perché avete visto che l'ha messa testa in giù, essendo loro in Australia, per noi era dritto. Ma soprattutto è il motivo per cui è da lì che nasce il logo, no? Turning primary headache upside down. Yes, Jane. Upside down. Yeah. The reason we extended from 10 days to 15 days was because we had the 15 complimentary things to give people from the draw that we do. So every day I look at the registrants, and then I have a special random way of looking at numbers, and it picks out a number that's matched to the registrants for that day. So that's why we decided to go from 10 days to 15 days, because it gives people an extra 5 opportunities to be in the draw. Il motivo per cui abbiamo deciso di estendere il periodo di registrazione prioritaria da 10 a 15 giorni è proprio perché, come avete potuto calcolare, i premi che sono stati gli omaggi che vengono messi a disposizione sono 15. Per cui che cosa succede? Ogni giorno Jane ha la possibilità di vedere chi si è registrato, e utilizzando un sistema di che permette di estrarre casualmente, seleziona ogni giorno un fortunato iscritto che riceve appunto uno di questi 3 premi, 3 omaggi. So we already have 7 days of people whose names have been drawn. So we have Sharon from the UK, who now has and will get a neck model. E quindi abbiamo già estratto a sorte per 7 giorni questi premi, e per esempio Sharon è stata la prima dal UK, dal Regno Unito, che ha vinto il premio, primo premio, che è stato estratto a sorte, e che è quindi stato un modellino del Watson Headache Institute. And Colleen from New Zealand will have Mark Jones' book. Colleen dalla Nuova Zelanda, che ha vinto il libro di Mark Jones. And Laura from Italy will have the placebo book from e poi finalmente un italiano, Laura dall'Italia, che ha vinto il libro italiano, ma in inglese, di Fabrizio Benedetti. Non dite io. And James from Australia will have an ex model. E James dall'Australia, che ha vinto un altro modellino del collo. James dall'Australia, che ha vinto un altro modellino del collo. And on day 5 it was David from Northern Ireland. E il quinto giorno David dall'Irlanda del Nord, che riceverà il premio, il libro di Mark Jones. And on day 6 it was Ilaria from Italy.
E ancora una volta il giorno numero 6, Ilaria dall'Italia, che ha vinto ancora una volta il libro Placebo Effect di Fabrizio Benedetti. Due italiani, dai che stiamo vincendo. Forza Italia, andrà tutto bene, andrà tutto bene. Forza Italia. And on day 7 today, Maria from Italy will get a neck model. Oh, oggi Maria dall'Italia ha vinto un modellino del collo. Sì, Italy is leading. Hashtag, yes. Will be, everything will be okay. So, some people have actually gone into the system to register, but they've only expressed interest, so they can't be in the draw until they've made the priority registration. So we're hoping that over the next, how many days? 8 days, people will actually go in and register for the priority registration to get the savings from the standard registration and also to be in the draw each day. Sta continuando, Jamie, stanno continuando a ricevere delle iscrizioni alla manifestazione di interesse. Attenzione, non pensiate che questo sia equivalente all'essere iscritti al simposio gratuitamente, perché non è così. Spera quindi che questo serva anche a spiegarvi come chi manifesta l'interesse nei prossimi giorni deve iscriversi e dove avete appunto ancora 8 giorni per poterlo fare, e mi raccomando fatelo, perché in questo modo avrete diritto a innanzitutto iscrivervi al simposio a un prezzo assolutamente agevolato, io definisco quasi, vabbè no niente, no. Non lo definisco, però veramente molto vantaggioso, e poi anche a poter partecipare all'estrazione dei premi. So I'm not a physiotherapist or an osteopath or a chiropractor or a manual therapist. I've listened to Professor Dr. Roger Carey's presentation. Thank you, Claudia. And I've listened to Tamar Pinkus' presentation, and they're great. Quindi. So on the screen, a lot of. Oh. Now I translate what you said till now, while Claudia will put on the screen again. Quindi la Jane non è una fisioterapista, non è una chiropratica, non è un osteopata, non è una terapista manuale, ma ha già avuto opportunità di sentire proprio tutto per intero lo speech di Roger Carey e di Tamar Pinkus. E quello che può dire da persona che non è professionista sanitario è che sono veramente degli interventi straordinari. E torno sui prezzi, perché stavo dicendo, quello che vedete nello schermo, ok Jane, now Claudia is showing again. I am a physiotherapist, and I can tell you, I have looked at Roger Carey's presentation and Tamar Pinkus' presentation. They are amazing, really clinically relevant. It's not academic. It's clinically relevant. A lot of take-home messages. E quindi quello che dice Dean è: io sono fisioterapista e ho ascoltato anch'io quelle due presentazioni di Roger Carey e di Tamar Pinkus, e posso dirvi che sono veramente, veramente molto interessanti, e non sono così accademiche come uno può pensare, ma sono estremamente cliniche, molto utili clinicamente, quindi fantastico. So when people come to take the priority registration on the registration link, to get the priority registration, you actually need to click on the €163 blue button register. That's US dollars, Jane. US dollars. It says that at the top, Dean. Okay. Quindi la cosa importante, come vedete sullo schermo adesso, quando volete fare la registrazione non dovete cliccare a quella gratuita, che non è una iscrizione al simposio, ma è semplicemente l'iscrizione per andare nella lista delle espressioni di interesse. Per iscrivervi al simposio dovete cliccare sulla destra dove è indicato $163, che equivalgono più o meno a 148,37 euro al cambio attuale. Al cambio attuale, a quello di ieri, e quindi il cambio è meno di €150 per partecipare a 3 giorni di simposio. So, a few people have chosen the Express Interest button.
which means you're actually not in the symposium. All you'll be able to do at the time of the symposium is look at who the speakers are, to actually join the symposium and listen to the speaker presentations. You need to pay the $163 priority registration, which now is open until June the 7th. After that, it turns to the $195. E quindi chi ha cliccato sulla prima, su quella... Sì, ci sono un po' di persone, sì. Dice che in questi giorni hanno cliccato sulla, registrazione, sull'espressione di interesse, però questo non corrisponde a essere iscritti al simposio. Quindi per iscrivere il simposio dovete pagare necessariamente quei $163 e avete ancora 8 giorni per farlo, perché dopo il costo aumenterà e andrà a diventare, come potete vedere sullo schermo, a $195, che quindi diventerà un pochino di più dei 150 euro, insomma. Quindi conviene farlo nei prossimi 8 giorni. Chi di voi ha espresso l'interesse pensando di essersi iscritto al simposio gratuitamente, si iscriva adesso al prezzo di $163 americani, che invece sono meno di 150 euro. And for the people who pay the priority registration before June the 7th, or the people who pay the standard registration after June 7th, up until the end of the symposium, you will have 36 days to go back and watch the symposium. So you have the 3 days plus a little bit more than a month to go back and watch the speakers. Which means if you are unable to access the presentations on the 3 days that it's launched, you still have another 36 days to access the presentations. E quindi per tutti coloro che si saranno iscritti con l'iscrizione prioritaria, con l'iscrizione normale dopo il 7 giugno, avranno poi la possibilità di guardare il simposio per tutti i giorni successivi fino al 1° di agosto, tutti i giorni successivi alla data di inizio del simposio stesso, quindi ben oltre i 3 giorni. Quindi cosa vuol dire? Chi non potrà vedere il simposio, i 3 giorni di apertura del simposio, potrà guardarselo comodamente da casa fino al 1° di giugno. Quindi questa è una cosa importante, non è live, perché con il discorso dei fusi orari è impossibile riuscire a mettere tutto il mondo d'accordo, ma è un simposio registrato in cui ci sarà la possibilità di vederlo appunto fino al 1° di agosto. Hey Claudia, did I see your photograph there, your picture there? No. 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 You're not right. There we go. That looks like me, but that's not me. Okay. And okay. maybe we even see Riccardo's picture there somewhere. Riccardo. Yes. E quindi Dean sta un pochino giocando con Claudio dicendo: ehi Claudio, ho visto la tua foto lì. No, non è vero. Sì, sì, ho visto la tua, ho visto anche quella di Riccardo. Eccola. Eccola qui, Riccardo Rosa, la clinica del mal di testa, sempre presente con noi. Fantastico. That's right. All good. And thank you, and we're very grateful to our patronages as well for the symposium. It's wonderful to have their support. E quindi un grazie anche a tutti coloro che hanno dato, concesso il proprio patrocinio per il simposio, e in particolare quindi le associazioni che l'hanno fatto, che sono la Società Italiana di Fisioterapia, che proprio ieri compiva 10 anni, quindi tanti auguri alla SIF, l'AIFI anche, che è l'Associazione Italiana di Fisioterapisti, e con AIFI il GTM, che è il gruppo di terapia manuale, il gruppo iPhone dell'Italia, altresì il Master nella riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell'Università di Savona, il primo Master italiano, quindi il Master in terapia manuale ed esercizio terapeutico dell'Università di Bologna, e il Master in scienza pratica in terapia manuale dell'Università del Molise. E la già ricordata clinica del mal di testa. Thank you everyone. I think that's all, unless we've got something else. Thank you, Jim. It's just wonderful to be able to help with this, and it's very exciting. And thank you to everyone who has registered. Yes, thank you very much, guys, for those of you who have registered. Really do appreciate your support.
Ok, quindi grazie, sta ringraziando a tutti coloro che si sono già iscritti, tutti quelli che lo faranno, e grazie davvero per il supporto che ci state dando, perché è stato veramente un'ottima scelta, vista la risposta che abbiamo avuto. Quindi è stato difficile prenderla, ma è stato altrettanto soddisfacente averla presa, quello di trasformare da offline online il nostro simposio. Ricordiamo che nel trasformare da offline a online il nostro simposio non abbiamo perso quella che era la natura un pochino italiana, l'origine italiana dell'evento, per cui non disperate, non fatevi scoraggiare o frenare dal fatto che la lingua ufficiale del simposio è l'inglese, però tutti i contenuti saranno sottotitolati in italiano. Inoltre alcune relazioni, essendo tenute da relatori italiani, verranno anche fornite direttamente in italiano. So if you have any questions about the symposium, please contact Manuel Mente or Simona Claudia or me. Quindi, per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità, non abbiate timore e contattate manualmente, quindi Simona e Claudia, oppure il Watson Adic Institute, e quindi Jane. Ok, gli indirizzi email sono jane@watsonheadache.com oppure amministrazione@manualmente.biz. Sorry, and I think it's really exciting that we can still go ahead with our symposium across all the miles, across all the challenges we've had in recent times with worldwide health. And so I think it's been a fabulous focus for us all. And it's really important for our patients. Quindi pensa che sia stato da una parte dura, ma una bella e giusta scelta quella che abbiamo preso, questa trasformare questo evento in un evento online, perché questo non ci toglie quella possibilità che abbiamo tutti noi di stare comunque in contatto e di, soprattutto in questo periodo che ha coinvolto così duramente tutto il mondo, in particolare l'Italia, e quindi un evento che doveva essere fatto in Italia, però l'averlo fatto online non ci ha tolto la possibilità di essere in contatto e per poter continuare ad aiutare i nostri pazienti che soffrono di mal di testa. And you don't have to attend a Watson Headache Institute course to join us. Anyone's welcome. E quindi chiunque volesse ovviamente partecipare ai corsi del Watson Headache Institute, ovviamente siete benvenuti. Sicuramente in Italia li ripeteremo l'anno prossimo. For sure, you will be in Italy next year with the courses as well. Yes. We are already certainly having requests for them. Yeah, no, yeah. Right. Another we'll question. Be there. We'll be there. Quindi sì, la notizia è assolutamente sì, torneranno in Italia con i corsi, perché abbiamo già avuto un sacco di richieste per l'anno prossimo. Non abbiamo ancora le date, perché diventa un pochino difficile, più che altro per il periodo in cui siamo ancora, in cui ci troviamo a lavorare ancora adesso, che non per l'impegno che si voglia prendere il Watson Day Institute. Quindi presto arriveranno anche le date. Ma and è una summer, summer school. Yeah, e la summer school. Summer school as well. Yeah. Oh, we are having a new register live. Okay, live grazie registration Michele. during Michelle, I guess. Michelle. Yeah, because I don't know, Michele or Michelle. Chi lo sa? Perché c'era un uomo e una donna nelle immagini di profilo. Okay. I can all right. It. So now we need to move on with the question. We only have 8 more questions to go. Ok, quindi ci mancano solo 8 domande per arrivare alla fine. Io penso che possiamo salutare Jane. Jane, may we say you hi, see you soon online. We'll see you online another time. Ciao. Thank you, Jane the Brain. Ciao. Ciao, bye. Jane. Bye. Thank you, everybody. Allora, here we are. So we can go back to the questions. We have 8 more questions. Quindi abbiamo ancora 8 domande. Possiamo tornare alle ultime domande. Are there any differences in treatment in chronic problems compared to acute? Ci sono differenze di trattamento tra situazioni acute e situazioni croniche? Well, yes. For example, if I see someone, and it's rare for me to see someone so soon after a trauma, like a whiplash. But if I was seeing someone within 10 days or
2 weeks, then my approach will be about gently getting C2-3 under control. And for those of you who know the approach, it's about battle one. Okay, so I will not be going into be reproducing the pain of headache and all that other stuff. That is totally inappropriate in the acute stage. Quindi alla domanda la risposta è sì, certamente. Come per esempio, cosa che non mi succede spesso di vedere, però se mi capita, vedere soggetti che abbiano appena subito un colpo di frusta. Quindi per esempio dopo 7-10 giorni dal colpo di frusta, se venisse da me un paziente in quelle condizioni, allora il mio approccio, quello che sarà l'obiettivo nel breve termine, è quello di mantenere quanto più possibile sotto controllo il segmento C2-C3. E quindi per chi conosce il mio approccio, sto parlando della battaglia numero 1, e quindi questo non vuol dire la riproduzione e la risoluzione del mal di testa, perché in una fase così acuta non sarebbe assolutamente appropriato, ma si tratta semplicemente di controllare il segmento C2-C3. Essentially we are still dealing with the same musculoskeletal misbehavior. We just need to respect the acuteness of it. So we back off. We still go in, but with less, I'm going to use the term aggression, which is probably not the right term, but go in more gently and work within the pain-free limits in the acute stage. Quindi in una fase acuta bisogna essere un pochino più è difficile utilizzare questo termine, ma mi piace dire un po' più dolci, gentili e un po' meno aggressivi, per quanto si possa essere aggressivi in fisioterapia. Però il punto qual è? Che nella fase acuta è molto importante restare entro i limiti di provocazione del dolore. Quindi in questi casi si fa senza provocare dolore. Next question. What is Dean's manual approach? In cosa consiste l'approccio manuale di Dean? I think I've already explained that. This is not the forum to explain the approach, other than to say it involves a previously unrecognized musculoskeletal misbehavior and techniques that we use to change that, to correct that. And there's a way of looking at this, because essentially in this musculoskeletal misbehavior, we're dealing with two issues. And I put them into battle one and battle two. But to be able to describe it, go in any more detail at this point, it's not going to be meaningful. And I, once again, all I can say is come along and be with me for 3 days and I'll show you. Quindi, ancora una volta, penso di aver già detto prima, nella domanda di prima, che non si può riassumere in tecniche quello che è un approccio, quello del Watson Lake approach, quindi l'approccio di Dean Watson. Ad ogni buon conto, esattamente come fase acuta e fase cronica vogliono andare a valutare quello che è il comportamento, la disfunzione della rete cervicale superiore, l'approccio sta proprio in questo, nell'andare, prima di fare qualsiasi cosa, riconoscere quello che sia la disfunzione specifica del rachide cervicale superiore mediante una valutazione specifica, mediante anche passaggi di valutazione specifica, che per cui diventa alquanto difficile andare a spiegare in questa sede in che cosa consiste. Per cui l'unica cosa che posso dire ancora una volta è siete tutti benvenuti nel venire a bordo e a partecipare ai corsi dove queste cose si imparano in pratica. Next question. Also, could traction be useful? La trazione può essere utile? Yes, it could be. And my feeling is that retraction is going to have more effect at the C2-3 segment. But doing retraction, I feel as though I have little control over what is happening at C2-3. So for me, it's a little bit too generalized. I guess if you say, if you're happy to say, well, look, yes, it eases the headache, then that's a good thing. But before doing retraction, I would want to assess the rotation position of C2 and then reassess the position of C2 after I've done the retraction. And hopefully that is along with lessening of the headache.
Quindi, come già detto prima, quello che io vado ad utilizzare di più è la retrazione piuttosto che la trazione, perché va a influenzare maggiormente il segmento C2-C3. Ad ogni buon conto, quello che possiamo dire è che sì, la trazione può essere utile, finché mi riduce il mal di testa, allora questa è una cosa che può essere utile. Ma perché utilizzo di più la retrazione? Perché la retrazione è più sotto controllo, può essere più controllata. E che cosa devo controllare? Devo continuamente controllare che la retrazione abbia avuto un'influenza sul segmento C2 e C3 e che quindi abbia riportato in allineamento il segmento di C2. E fin tanto che non ottengo questo risultato, è inutile andare a pensare alla tecnica. Quindi è più importante a valutare questa cosa che non la risoluzione del sintomo in sé, anche se è importante valutare insieme normalizzazione di C2-C3 e risoluzione del sintomo. The retraction exercise, is it in seated or supine, or depend on the patient? L'esercizio di retrazione va eseguito con paziente in posizione supina o seduta? Da che dipende dal paziente? I do it in a seated position. But I'm not the world's best person at doing retraction. If you feel you can do this better with the patient in supine and they are able to do it at home in supine and it corrects the rotation of C2, then do it in supine. Non sono la persona migliore al mondo per parlarvi di retrazione. Ad ogni buon conto, se io la faccio da seduto, ma se voi ritenete che il paziente, che siete più bravi, più capaci di farlo da sdraiati, da supini, o se ritenete che il paziente riesca a farlo meglio da supino, quindi siete abituati a farlo in questo modo, e se questo vi corregge la rotazione di C2, allora fatelo assolutamente da supino, non c'è nessun problema. How long do you tend to hold it for? Per quanto va mantenuta la retrazione? 20 seconds, 4 times. So 4 holds of 20 seconds separated by 5 seconds. Every 3 or 4 hours over 2 or 3 weeks to see if we can get the C2-3 segment under control. Quello che fa Dean è una retrazione mantenuta 20 secondi per 4 volte, per 5 volte, quindi 4 volte per 20 secondi intervallate da 5 secondi di riposo. Questo per ogni 3-4 ore. Questo viene fatto per 2 settimane e se questo nell'arco delle 2 settimane mantiene sotto controllo la rotazione di C2, allora è buona cosa. Since central sensitization seems to play an important role in symptom generation, which role do you think aerobic activity plays as a treatment? Dal momento che la sensibilizzazione sembra giocare un ruolo importante nella generazione dei sintomi, quale ruolo pensi che abbia l'attività aerobica all'interno del trattamento? I think this is really important. Aerobic activity has a huge role to play here, but the challenge is that for many people with migraine and chronic recurring headache, when they exercise, it aggravates their headache. So they cannot exercise. They do not exercise. They avoid it. Questo è un punto molto molto importante, perché il ruolo dell'attività aerobica è molto importante nelle condizioni di mal di testa, perché è appunto una sensibilizzazione centrale. Ma il punto qual è? Che nelle persone che soffrono di emicrania o di cefalea ricorrente, spesso che cosa succede? Che l'attività fisica peggiora il mal di testa e quindi queste persone non riescono a fare attività fisica per via dell'aumento dei sintomi e quindi tendono a evitare l'attività fisica per via dell'aumento dei sintomi. If you can find an exercise, aerobic activity, that does not trigger the migraine or the headache in your patient, then I think it's really useful to pursue this. Research suggests that aerobic activity is going to boost the body's production of serotonin. It's going to promote inhibition of the trigeminocervical nucleus. And it makes sense to, even though we recognize that cervical afferents are the primary source of sensitization, it makes sense to optimize, we use everything to optimize the body's production of serotonin.
E quello che la ricerca ha mostrato fino adesso, quindi se riusciamo a trovare un esercizio aerobico che il paziente riesca a fare con il mal di testa, questo è un strumento molto molto potente, perché la ricerca ha proprio mostrato come l'attività aerobica diventa una bomba proprio che permette di liberare quella che è l'inibizione discendente del dolore attraverso l'attivazione del sistema della serotonina, che abbiamo visto che è uno dei quattro meccanismi che contribuisce alla sensibilizzazione nel caso di mal di testa, e quindi è molto importante riuscire a trovare qualcosa che possa stimolare questo tipo di attività della serotonina. Grazie. Welcome. Two more questions. Le ultime due domande. According to this way of treatment in your clinical practice, do I use high velocity thrust techniques to desensitize the trigeminal cervical nucleus? La domanda è: in base alla tua modalità di trattamento, usi le tecniche manipolative per desensibilizzare il nucleo cervico trigeminale? No, I don't. But can I say that as a much younger physiotherapist, I was trained in doing high velocity thrust techniques and I was highly skilled at doing them. But I developed this irrational fear that I was going to hurt somebody. I was going to do some damage. So I have moved away from doing them. And I don't think I've done high velocity thrust technique for 40 years. But now I don't need to, because what I've developed, I can get at the techniques. I know exactly what I need to do at each segment as a result of my examination. I don't need to use high velocity thrust techniques. E la cosa che dice Dean è che sostanzialmente non le usa più per un semplice motivo, che lui all'inizio della sua carriera come terapista manuale è stato insegnato a lui a compiere proprio le tecniche manipolative ad alta velocità e corta ampiezza, ed è stato duramente addestrato a fare tutto questo. Questo duro addestramento gli ha anche portato questa paura irrazionale del creare dei danni anatomici nei colli delle persone mediante queste tecniche. Quindi ha sviluppato delle strategie per poter rinunciare a questo tipo di tecnica, e lui nei tempi, ormai è qui 14 anni che non manipola più nessun collo, perché è altrettanto confidente nel riuscire a ottenere quelli che sono i risultati che lui cerca dalla valutazione, perché sa esattamente nel segmento che tipo di disfunzione c'è e come trattarla utilizzando tecniche alternative, quindi non manipola per quello. I was concerned I was going to compromise the vertebral artery. As I say, maybe overly concerned. And in fact, Dr. Roger Carey, in our online symposium, one of the world's leading authorities in vertebral artery dysfunction in the upper cervical spine and manual therapy, he's going to take us through the risks, the non-risk. He's going to put this into perspective for us. And I'm really, really, look, I can tell, I've seen the presentation. It's amazing. It's going to put everything into perspective for you. Quindi quello che di cui aveva paura Dean ai tempi era proprio di andare a creare un danno all'arteria vertebrale, e proprio nel simposio online probabilmente una paura eccessiva, quindi una eccessiva preoccupazione di andare a creare danni a queste arterie. Tra l'altro nel simposio online ci sarà proprio il professor dottor Roger Carey, che è una autorità leader mondiale nel trattare proprio i temi dell'arteria vertebrale. Lui ha già visto quello che sarà il discorso che farà Roger Carey, e spiega proprio come in realtà ci sia una crescente evidenza che in realtà siamo troppo preoccupati di creare dei danni a delle strutture che in realtà sono meno colpite di altre. Quindi è veramente molto importante andare a vedere questa relazione. Along with Roger Carey's presentation, I will be doing a case study of a patient I'm currently presenting who dissected her vertebral artery, the V4 segment, intracranial. And I will show you how to go about managing someone like this, because the symptoms are not from vertebral artery. But you need to respect the fact that she's had a dissected vertebral artery. And we can use this approach to minimize the potential impact on the vertebral artery. So the two presentations together, I'm really, really, please, it's going to be a powerful combination.
Oltre alla presentazione di Roger Carey, ci sarà un case report portato, un caso clinico portato da Dean Watson, in cui c'è una conclamata e diagnosticata proprio dalla risonanza magnetica intracranica dissezione dell'arteria vertebrale. Questa dissezione dell'arteria vertebrale, però, non è, il paziente non ha sintomi relativi a questa dissezione, ha altri sintomi, però la cosa interessante è proprio in virtù della presentazione fatta da Roger Carey e in virtù della presentazione che farà Dean Watson, ci farà vedere come è possibile gestire e trattare il paziente proprio in considerazione di una lesione certa, di un problema certo dell'arteria, come poterla gestire in sicurezza senza correre dei rischi. Quindi sarà bellissimo vedere queste due presentazioni che sono una perfetta combinazione di che cosa fare in clinica. So, look, whilst I don't use high-velocity thrust techniques, you know, for those of you who do, I don't respect you any less. That's not an issue. Provided that high-velocity thrust technique changes the musculoskeletal misbehavior that we're dealing with in the upper cervical spine. I'm okay with that. However you go about changing this misbehavior, the important thing is you change it. Che bello sentire. Vabbè, ho dei pensieri. Ok, Dean Watson, quindi non l'ultimo scemo della Terra, quello che vi sta dicendo è che per coloro che tra voi manipolano il collo, non per questo io vi rispetto di meno, tutt'altro, anzi, se con la manipolazione voi ottenete quello che stiamo cercando di ottenere, cioè una normalizzazione del comportamento della disfunzione del rachide cervicale superiore, quindi fai star meglio il paziente, non ha nulla in contrario con questo. Cioè il fatto che io non lo faccia non vuol dire che il fatto che non lo faccia non vuol dire che chi utilizzi queste tecniche meriti minore rispetto di me o sia meno efficace, assolutamente. Quindi con tutto il rispetto. Last question. Ultima domanda. What are the proposals for treatment in the biopsychosocial model? Siamo arrivati alla ultima domanda, che è questa: come inserire questo approccio di trattamento in un modello biopsicosociale? I'm very much in the bio part of the biopsychosocial model. But people with recurring headache, migraine for 20 years, they are surrounded by the psychosocial factors, depression, anxiety. I would be depressed if I had two or three migraines a week for the last 10 years. And yet they're told that depression is causing their migraine. No, migraine is causing their depression. Change their pain and the psychosocial factors go away. Ascoltate quest'uomo perché, ragazzi, veramente perle, ma veramente perle vere, pepite di saggezza buttate lì ogni volta. Peraltro, io sono un po' in disaccordo con quello che lui ha appena detto, e poi aprirò una discussione. Anch'io. Aprirò una discussione su questo, però prima traduco. I first want to translate what you said, but then I will open a discussion with you because I don't agree with what you said. But what you said is in Italian. Quindi quello che Dina ha appena detto è: io sono più nella parte bio di questo modello biopsicosociale, ma le persone che vengono da me, che hanno una storia di anni di mal di testa, sono circondate da professionisti sanitari e comunque da gente intorno che gli ha fatto comprendere che ci sono molti aspetti psicologici, psicosociali che vanno a influenzare il mal di testa. E quindi molte persone che magari hanno da mesi, da anni, due attacchi di emicrania alla settimana, che hanno depressione, e a queste persone viene detto: tu hai la depressione che ti causa il mal di testa. No! È il mal di testa che ti causa la depressione. Ce l'avrei anch'io la depressione se avessi due mal di testa alla settimana. Ecco, quindi questo è quello che Dina ha appena detto. The research, the literature would suggest that psychosocial factors do not influence the outcome of those with chronic headache as much as it does with those with low back pain. La ricerca attuale ci dice, ci ha dimostrato che i fattori psicosociali non hanno un'influenza sui risultati nella cefalea ed emicrania quanto ce l'hanno sulla lombalgia. It's very easy in the headache and migraine environment
to be hijacked by the psychosocial factors. They're there. They are there in abounds. I put them off to one side and I try to change someone's pain and I see what happens. I'm not an expert. I'm not a psychologist. I don't deal with this. I recognize that they're there. But sometimes you change people's pain. It's obvious. But you don't change people's pain because of those things. But it's rare in my experience in those people with chronic ongoing headache with migraine. Sorry, it's a bit long-winded, Simona. Don't worry. I know that. I know that. And there is still one little thing. I don't agree with you, but I'll tell you later. E quindi quello che dice è che nell'ambito del mal di testa, quindi dell'emicrania e della cefalea, ci sono molti aspetti psicosociali ovviamente che vanno a coinvolgere la vita della persona e del paziente. E quando un paziente viene da lui, arriva con ovviamente tutto il suo vissuto e quindi con tutta la quantità di questi aspetti. E ora quello che provo a fare Dina è semplicemente li metto un attimino da parte, mi occupo del mal di testa, provo a modificare il dolore del paziente e vado a vedere poi quelli che sono i risultati. Non credo che di avere mai ottenuto dei risultati sul mal di testa perché ho cambiato gli aspetti psicosociali, non sono uno psicologo, non so nemmeno come fare, ritengo piuttosto che sia più probabile, non dico neanche che questo non possa succedere, ma ritengo che sia più probabile che io, andando a modificare il mal di testa per le cause bio, possa migliorare gli aspetti psicosociali e non viceversa. We're done. Okay, we're done. So what I wanna tell that you said that you are keen to take care of the bio part of the biopsychosocial. Sure. And what I mean is your intervention is on the bio from a technique, from a treatment point of view. But the way you deal with people, not with patients, the day you deal with people dealing with the day when they come to you, that is something really powerful from a psycho and social point of view. For example, what you do showing the model, showing the movie, explaining that there is a bio reason for the headache, that's, in my opinion, such a powerful tool to use to explain that they are not mad, they are in pain. So in Italian then? Ok, quello che ho appena detto a Dean è che non sono d'accordo con lui su una cosa. Lui ha detto che si occupa dell'aspetto bio, del biopsicosociale. Ed è vero, forse da un punto di vista del trattamento e delle tecniche, ma ogni qualvolta un paziente, e l'ho visto fare, perché l'ho visto più e più volte trattare le persone, quando una persona va da lui, e non dico un emicranico, non un mal di testa, ma una persona che vive un'esperienza di mal di testa, va da lui, il modo che lui ha di avere a che fare con le persone che soffrono di mal di testa, è assolutamente qualcosa di molto potente, come per esempio il modellino, utilizzare il modellino per spiegare, utilizzare i video che lui ha per spiegare al paziente che cosa stia succedendo e per spiegare al paziente che c'è qualcosa di bio che sta influenzando il suo dolore, fa capire al paziente che cavolo viene creduto e non è un pazzo. I hear what you're saying, but I don't see as being something separate. It's just something I do automatically. It's just part of being human. That's what you do. So I don't see it. When you put it like that, I can see that is the education is important and it's addressing, you know, the psychosocial. That's very important. So it's just something that I do. As I say, I don't see it like that. It's just part of what I do. But I guess because in this now model of biopsychosocial, my training is very much in the bio. But as a person, I'm just being human. I'm just being empathetic. I'm just trying to provide the best I can be, the best information. And so this comes naturally. So, yes, I hear what you're saying. And
So maybe if you want to translate that, and I'm going to say something else about this, Simone. Thank you. Ok, quindi quello che dice Dean, sì, ho capito quello che tu vuoi dire, lo vedo, però credo che non faccia parte tanto di un modo di avere costruito la propria cultura sanitaria su questo, ma fa più parte del modo di essere e soprattutto dalla cultura e dall'educazione, cioè l'essere così, l'avere questa, essere portati, avere la capacità di avere questa empatia, di essere empatici nei confronti della persona con cui hai a che fare quel momento. Quindi ho detto questo semplicemente perché la mia educazione riguarda soprattutto quello che è l'aspetto bio, l'aspetto biomedico. Poi sì, tutto il resto è vero, lo vedo, lo riconosco, però fa più parte del mio modo di essere. So, Roman Giop, a PhD candidate from Belgium, will be presenting in the online symposium. And he's going to talk about educating the headache patient in relation to pain or neuroscience. Are we doing both or whatever? And I think he's looking at highlighting what we do as part of the approach. The explanations, the videos, etc. Yep. E quindi quello che farà uno dei relatori del simposio, che adesso Claudia ci farà vedere condividendo lo schermo, che è Roman Giop, che è un candidato, sta facendo proprio il proprio PhD su questo. Roman, quello che farà è ci farà una presentazione, quindi Roman Giop, su quello che è questi aspetti che noi andiamo a curare. Quindi ci parlerà della comunicazione e di come questi aspetti, questi strumenti che andiamo a utilizzare, come appunto quelli che ho citato, il video, il modellino, nella comunicazione col paziente emicranico, quindi quale possa essere e quale debba l'importanza e quale debba essere lo strumento che andiamo a utilizzare per i migliori risultati col paziente che soffre di mal di testa. Quello che state vedendo nello schermo è la condivisione del canale YouTube del Watson Headache Institute. E vi consigliamo di vedere questa intervista che Dean Watson fa con Roman Giop e datevela a vedere. So thank you Simone. Thank you Dean. And what you spoke of the so-called soft skill, and I'm still concerned how some people I usually every day I meet, how these people can be physical therapists without this soft skill. E quindi quelle di cui ha parlato Dean sono delle soft skill, quindi il sapere, saper fare, saper essere, che tutti i giorni mi incontro con dei colleghi che mi chiedo come possano essere fisioterapisti senza queste. Claudia, but please don't spoil too much about my speech. People don't care how much you know until they know how much you care. Quindi alle persone non interessa sapere quanto tu interessi. Natural empathy, listening to your patient. There are two experts in the room. Questa espressione penso che si sia congelato, Dean. C'è qualche problema di connessione? Ma io ne sto usando un'altra per cui. No. Ok, Dean ci sei, non sappiamo se la connessione è... oh no, ok, you are back now, yep, some good. Connection problem, sorry. So you heard what I said? People don't care how much you know until they know how much you care. Ok, that's important. Yeah, that's... You know, that says it all. So... it's about being human and really listening to your patient, hearing them. Quindi people can tell, whether you're genuine or not. Sì, è tutta una questione di essere umani e quindi le persone sanno quanto, quindi è una questione di saper ascoltare, quindi le persone sanno quanto tu sia genuino o no, lo capiscono subito. And I had all the Maitland education here in Europe, and I learned just one thing from Jeff Maitland, and the word listening, not hearing. And to remember, there are two experts in the room.
My patient knows their headache better than I do. They're the expert. I have expertise, hopefully that's going to help them. There are two experts. So listen, because you're going to get a bucket load of information, which is going to help you help them. Quindi nella stanza, quando viene da voi un paziente con mal di testa, ci sono due esperti. Quello che ha più esperienza sul mal di testa che sta vivendo la persona è il paziente. E poi ci siete voi che avete l'expertise, ma su quello che si può fare, e che quindi sono le vostre abilità. Ma attenzione, se voi ascoltate il paziente, avrete una laurea di informazioni da lui. So, I guess we can ask people if they have any question. Yes. And if, quindi se avete domande, scrivetele, che le mandiamo in sovrimpressione e Dean sarà felice di rispondere. Non spoileriamo che cosa succede se non hanno domande, perché se non hanno domande, if they don't have questions, I guess we are approaching to lunch o'clock. Of course. quindi I want to just remember some stuff to everybody about the symposium. I'll do that in Italian because we have, I guess, only Italian people online now. Yes. Quindi vi voglio ricordare alcune cose, lo dirò solo in italiano perché abbiamo solo persone in italiano connesse. Andate sui canali che abbiamo per avere tutte le informazioni riguardo del Watson Headache Institute, a riguardo di manualmente, ma a riguardo anche non solo del simposio online, ma di tutti i corsi, quindi quello che potete imparare dai corsi del Watson Headache Institute, che ricordiamo saranno nuovamente in Italia l'anno prossimo. Rimanete connessi e iscrivetevi appena potrete, perché prevediamo veramente un overbooking per quanto riguarda i corsi, perché una delle caratteristiche dei corsi di Dean è che accetta solo 15 persone per ogni corso, perché vuole dedicare tutto il tempo necessario a essere sicuro che ciascuno di voi sta facendo la tecnica in maniera appropriata, e per farlo si mette lui come cavie per sentire che lo state facendo giusto. Quindi vuole avere il tempo per farlo con tutti per il tempo necessario, e questo è qualcosa che è preziosissimo. Io penso che se non ci sono domande possiamo salutare il nostro amico Dino e salutare tutti voi, e quindi prima di tutto salutiamo l'ospite, quindi thank you Dean for having been with us one more time. Looking forward to seeing you soon again, so put your head on. From head to head. Thank you guys for doing such a great job translation. Your colleagues, Natalie, they have to be so impressed with, because I am, with what you're doing here, being able to translate my information. I'm really, really pleased and grateful, appreciative of the job you're doing there. So thank you. And they've got to recognize how lucky they are, your colleagues in Italy. So thank you, guys. We'll catch up okay. later. Quindi grazie Dean, ringrazio a tutti voi che siete stati all'ascolto, ringrazio anche noi che abbiamo offerto questo servizio di traduzione per tutti questi incontri che abbiamo fatto. Quindi Dean ringrazia, perché così avete potuto davvero ricevere le informazioni che lui ha dato, e quindi in modo da poterle ricevere nella maniera più genuina possibile, più diretta possibile. Siamo noi che ringraziamo Dean, perché avere, signori, dei ricercatori e clinici di questo spessore, avere a fare con loro quotidianamente, a noi ci arricchisce, ci diverte, quindi ci fa sentire leggeri nel fare queste cose. Poi posso con questa umiltà. Sì, questa umiltà, signori, questa umiltà è veramente qualcosa di unico. So thank you Dean for your information. Every time for us is really, we are enjoying translating you. It's not an hard work, it's really enjoying. And thank you for the information you gave, also for the modality you used to give us the information. My pleasure. So thank you. And see you soon, hopefully in Italy as well. Ciao for now, my colleagues in Italy.
So, Claudia, ciao, prenditi Dean. Cura di questi ragazzi, salutiamo Dean. Ciao Dean. E quindi noi non ci resta che noi non abbiamo altri appuntamenti previsti per ora e finora nel prossimo futuro, non abbiamo altri appuntamenti online, ma questo non vuol dire che vi abbandoneremo, perché questa pandemia, questo lockdown ci ha costretti in qualche modo a inventarci un nuovo modo per stare con voi, perché senza di voi non possiamo restare, e quindi penso che continueremo. Non abbiamo ancora studiato esattamente le modalità, ma abbiamo in pentola qualcosa. Noi sapete che una ne facciamo e 100 ne pensiamo, per cui non ci annoiamo, grazie sempre di essere con noi. Ci avete sempre accompagnato in queste settimane, in questi mesi. Ora noi stiamo riprendendo con l'attività clinica, però stare con voi di nuovo in queste occasioni che abbiamo avuto ancora è stato importante. Grazie, io sono sopraffatta dai vostri ringraziamenti, dalle mail che ci mandate, dai ringraziamenti che ci mandate, dai messaggi privati a qualsiasi ora del giorno e della notte. Sono sopraffatta dall'aver avuto ancora. Come si fa? Sono sopraffatta dall'aver avuto ancora con noi Dean Watson, che io ho un bias enorme, però pochi. No, come lui. Pochi. Va bene, ragazzi, la sigla la conoscete, ma io ve la faccio sentire ancora volentieri. Perché se non avete imparato niente da tutte queste dirette, imparate chi sono questi ragazzi qui, Cani della Biscia, li trovate su YouTube. Ciao a tutti. Quando ti ho vista al bar è stato amore a prima vista. Lucide da bronzata, miseria e bellustra. Grazie a voi. Grazie. È stato col tanco alto e jeans, vestito un po' da corsa. Grazie a me. Avrei voluto farti sognare la mia borsa. Ogni momento insieme volavo alle montagne. Grazie. Come da una tribuna urlavano sei grande. Io sempre pronto e tu che eri sempre infogliata. E poter dire a tutti Madonna che ciulata. Dopo sei anni abbiamo due cani e quattro figli. Il matrimonio è stato il peggiore dei miei sbagli. Tra urla, pianti e bestie che pisciano al mattino. Sono molti mesi che non mi sfiori il bigattino. A voi, fate dai! A voi! Dai, che ce la facciamo! Che se andiamo avanti così, pure in Sicilia arriviamo! Ciao a tutti! Ciao, a presto!